Wake up everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. Presidente, oggi si sono aperti gli Stati Generali del Legno, un evento importante che raccoglie tutte le associazioni del legno, di Federlegno Arredo. Tra i vari punti toccati nella giornata odierna c'è stato quello del mercato, dell'andamento del mercato. E in occasione dei vari interventi è stato chiesto alle aziende di impegnarsi ancora di più per superare questi momenti difficili. Qual è la sua idea? Le aziende sono tutte impegnate, la nostra vita, perché la sostanza è che le aziende del nostro settore sono aziende a carattere familiare, quindi tutti siamo impegnati per migliorare la situazione, per farla andare bene. Sono emerse tutta una serie di preoccupazioni perché la situazione è certamente molto difficile. Ci sono prodotti che presentano una prospettiva molto incerta e altri un pochettino meno. Certo, dobbiamo impegnarci tutti e sperare che le cose migliorino di poter andare avanti. Siamo sempre andati avanti, riusciremo ad andare avanti. Io penso che nonostante tutte le difficoltà andremo avanti. Le difficoltà sono anche nel farci dare la merce dagli produttori stranieri, perché siamo oramai uno tra i paesi più importanti importatori, però tutto sommato ne verremo fuori. Signor Sindaco, Federlegno Arredo ha scelto Firenze per organizzare l'Estate Generale del Legno a 30 anni di distanza dall'ultima volta che si erano riunite tutte le associazioni del legno. Lei, in occasione di questo incontro, ha lanciato una sfida all'associazione. Potrebbe descriverci brevemente? Propongo un patto in nome della qualità. Io credo che i comuni e le istituzioni locali abbiano uno spazio. Ed è quello di realizzare alloggi in legno in tempi certi e in qualità straordinaria. Questo ha un risparmio di tempi, ha un risparmio economico e un risparmio anche di sostenibilità, di risparmio energetico. A Firenze ci siamo impegnati per i prossimi 2 anni e mezzo per realizzare 190 alloggi pubblici in questa direzione. Abbiamo già fatto il primo, che è una ludoteca nella zona di Gavinana, Firenze Sud. Penso che se ci impegniamo reciprocamente noi possiamo chiedere a voi la massima qualità, cosa sulla quale costituite una garanzia, voi potete chiedere a noi politica, di fare concretamente le cose che da troppi anni si continuano soltanto a rimandare. Oggi si sono aperti gli Stati Generali del Legno e in occasione di questa prima giornata diversi interventi, tra cui quello del sindaco di Firenze Renzi, si sono focalizzati sulle case in legno. Nella vostra regione siete attivi in questo settore, cosa potrebbe dirci? Beh, intanto che l'Emilia Romagna è terra di costruzione per definizione, molte imprese, devo dire in prevalenza tradizionali, però si sta affermando una nuova cultura anche legata a tecniche di costruzione innovative come quella del legno, soprattutto per un aspetto che nella nostra regione sta assumendo particolare rilevanza, che è la questione energetica. Noi abbiamo fatto un piano energetico proprio quest'anno che non solo tende all'autosufficienza dal punto di vista dell'approvvigionamento e della produzione energetica, ma soprattutto che tende, rispetto al tema delle costruzioni, ad avere un fortissimo impatto di risparmio, non solo perché la costruzione in cosiddetta classe A consente minori consumi, ma anche nel momento della costruzione dell'abitazione stessa. Per cui la tecnica tradizionale rispetto al legno è molto meno competitiva per l'energia che occorre nel realizzarla. E io penso anche che questo corrisponda, devo dire, ad una tensione culturale nuova, ad un'attenzione non solo alla sostenibilità, ma all'ambiente 360 gradi che si sta registrando, per cui il nostro interesse come Regione Emilia Romagna è quello, insomma, di aprire un'interlocuzione con questi mondi anche per capire come le politiche pubbliche possono sostenere in forma più attiva questo settore. Wake up everybody, yeah.